Sono Giovanni della rete di Genova. Allora, avevo una domanda per ognuno dei due. Allora, al professor Zerbino volevo chiedere, appunto, lui ci ha raccontato un po' della Libia, della Grecia e quello che succede in Italia con questi ex, che prima si chiamavano CPT, centri di permanenza temporanea, adesso si chiamano CIE, vabbè, comunque, al di là delle sigle, se un pochettino sapete raccontarci qualcosa. E a Paolo volevo chiedere, tu sei eritreo, tra queste persone, questo gruppo di rifugiati che manifestate a Milano, siete tutti eritrei oppure ci sono anche altri di altri paesi che condividono, insomma, condividete la stessa battaglia? Purtroppo la nostra presenza come medici in queste aree come i CIE è impedita, no? E la situazione dei CIE, dico in breve, è peggio di una carcerazione perché non esistono le possibilità di visite esterne che si hanno invece in carcere. Il CIE è una detenzione amministrativa che nega quello che anche il carcere permette. Quindi persone che non hanno commesso reati e per i quali è stato costituito un reato fittizio, no? Il reato di clandestinità, queste persone vengono rinchiuse in una condizione che è peggiore di quella carceraria. Non posso dire molto perché manca qui un'esperienza diretta e posso dire soltanto che noi questa è la condizione peggiore perché il volontariato, sia professionale, medici, avvocati, il volontariato dell'assistenza, no? Quello che ciascuno di voi può aver incontrato, non arriva in questi luoghi di detenzione, non riesce a lenire le sofferenze di questi tempi di prigionia delle quali nessuno capisce il perché. E quindi la situazione è veramente molto grave. Vorrei dare delle notizie più precise, ma manco proprio io, proprio di queste notizie. So soltanto quello che tutti sanno, che poi potete leggere anche dalla stampa. Se posso aggiungere prima che intervenga Paolo, noi ci scandalizziamo tantissimo, noi tra le altre cose, reduci dal viaggio in Palestina di questo inverno, per la detenzione amministrativa di cui sono vittime i palestinesi in Israele. Esiste anche in Italia. Prego Paolo. Sì, quando è iniziata la lotta erano tutti i rifugiati 437. 220 sono Eritrea, ma gli altri da Somal, Etiopia, Sudanesi. Fino ad ora noi abbiamo fatto la nostra ultima manifestazione dopo la morte, ucciso la nostra fratella, un rifugiato a Traviglio, a Forrobia. Abbiamo fatto una manifestazione, erano tutti cittadini diversi con i rifugiati come prima. Non è solo eritreo, ma rifugiati abbiamo stessi diritti, abbiamo stesso dolore, abbiamo stessi problemi. Siamo d'accordo in questo motivo. Volevo dire qualcosa che mi sembra da rimarchiare, perché negli anni 70 c'era un'altra realtà, come sappiamo, non solo meno esiliati e quei pochi che c'erano avevano una solidarietà grandissima in Italia, perché c'era una società più politica. Adesso non c'è più una società politica. Solo questo volevo dire. Poi, se ti serve come storia, te Sì, la vuoi posso aggiungere? raccontare. Sì, scusami. Signora, la solidarietà finora anche c'è, ma non dimentichiamo noi anche c'è uno gioco che si chiama crisi, gioco dei capitalisti. Perciò la gente sta occupando la loro vita, ma si sente vergogna anche qualcuno oggi chiedere a una persona per favore fai per me questa cosa. Noi sappiamo la situazione, la crisi, l'altra. Noi sappiamo la cuore, la solidarietà, e questa è la nostra forza, non è quell'altra. Di più di questo noi vogliamo anche. Grazie a voi. Vorrei dire qualcosa anch'io al riguardo, perché è questa pena, questa preoccupazione, pena di non avere uno dei luoghi di impegno politico,
è talmente forte che dovrebbe costituire proprio anche uno dei temi di fondo di questo nostro incontro qui a Rimini. Dove trovare dei luoghi di impegno, dove fare politica? Questo è uno dei problemi. Noi facciamo questa esperienza molto semplicemente. Facciamo un volontariato professionale e ci sentiamo a volte ad essere le croce rossine di una situazione di sofferenza, di violazioni dei diritti umani e di degrado che può essere lenita, ma che avrebbe bisogno di rimedi politici. Allora, dove fare attività politica? Io penso che le speranze qui siano nelle realtà di movimento che si stanno formando, con i grossi problemi che tutti voi conoscete. Io credo che se chiunque di noi qui potrebbe parlare delle realtà di movimento, di società civile, di impegno per i diritti umani e per la pace che ha incontrato, e potrebbe testimoniare della difficoltà di questi percorsi e della loro fruttuosità. In questo momento è tutto un arcipelago di attività di movimento che si sta formando, ancora poco comunicanti tra loro. Queste giornate qui potrebbero essere una bella occasione per far comunicare delle esperienze di movimento, essendo la politica dei partiti in quel degrado che noi conosciamo, che è prima di tutto degrado della rappresentanza. No? Non dico altro. Sono Ester di Reggio Emilia. Volevo dire, avete sempre parlato di rifugiati, e le rifugiate esistono, e i bambini dove sono? Sì, io raccolgo questo suggerimento e devo dire che quando sono solito non dire mai, nominare mai gli uomini come realtà, quando si vuol disegnare l'umanità, è bene dire gli uomini, le donne, le bambine e i bambini. E quindi che posso dire? Noi incontriamo soprattutto degli uomini, cioè dei soggetti di sesso maschile, perché sono quelli che riescono a fuggire. Sappiamo che le donne rimangono a soffrire nei loro paesi. Sappiamo che quando fuggono vanno incontro a pericoli e a sofferenze che sono qualitativamente diverse e maggiori, tutto sommato, no? Di quelle degli uomini. Devo dire che in questo piccolo numero, allora, le donne che sono con noi in questa attività di volontariato sanno rivolgere un'attenzione particolare alle donne, che noi tutti rivolgiamo un'attenzione particolare alle donne, e che qualche volta vediamo anche delle famiglie, vediamo anche dei bambini. E in questi casi noi abbiamo la sensazione di fare dei percorsi di cura, parlo proprio di cura, no? Di attenzione, molto approfonditi. Siamo condannati invece a una certa superficialità quando nel gran numero noi troviamo, come dire, il ragazzo afgano, il ragazzo eritreo, no? Il rifugiato, tutte situazioni che noi rischiamo di standardizzare un po' e diventiamo meno efficaci nella cura. Molto diverso è quando troviamo, per esempio, Charlotte, che viene da un paese dell'Africa, che ha subito queste violenze, queste umiliazioni durante il viaggio, e che ci viene incontro come donna che chiede aiuto da curare. Paolo, vuoi dire qualcosa anche tu? Solo io sono, non è geloso perché lei ha detto, perché noi parliamo di bambini, le bambini sono nostri figli, ma la signora, vuoi solo ricordare una cosa? Per rinnovare la tua carta sanitaria ci vuole il permesso di soggiorno originale, ma la nostra permesso di soggiorno per un anno, sei mesi, due anni a costruire l'Italia. Significato? Credomi, c'è per due anni, no rifugiato, per due anni, no andato, fatto, visitato per la sua salute.
Perciò auguro con il Signore la sua associazione veramente. Anche io una vittima di loro, non è onde fatto visita anche. Prego. Io sono Giovanni e vengo da Catania, dall'associazione GAPA. Una considerazione, una domanda. E mi ha colpito molto il discorso della Grecia e le torture. Posso garantirvi che anche per confermare quello che diceva il medico, che esiste anche da noi la tortura, è un piccolo episodio che si svolge a Catania sempre in modo quotidiano, no? C'è una strada dove si mettono gli africani, i senegalesi, gli eritrei, tutti a vendere clandestini o non clandestini. Periodicamente vengono assaliti, non viene, come previsto, parlare un interprete per scambiare informazioni, vengono picchiati, chi non riesce a scappare gli si toglie la roba, viene portato in caserma, oppure quando i migranti vanno all'ufficio della questura dove dovrebbero chiedere il diritto d'asilo, vengono lasciati apposta senza sedie, vengono lasciati per molto tempo ad aspettare, con risposte arroganti, tutti chiamati di tu come se fossero delle bestie. E se questa non è tortura, manca soltanto il ferro rovente, la frusta forse, ma non è detto, visto le ultime notizie, e qua riguarda anche gli italiani, dei comportamenti della questura italiana. E sicuramente c'è un'altra cosa che cerco di spiegare bene. Noi viviamo in un quartiere molto degradato, un quartiere presidiato dalla mafia, che si chiama appunto San Cristoforo, e vi devo dire che paradossalmente ci sono uomini e donne, bambini e famiglie, fra virgolette, dovrebbero chiedere il diritto di asilo, perché le sacche di povertà e le sacche di degrado sono tali che veramente, pur essendo cittadini italiani, le condizioni sono da rifugiati, perché la tortura psicologica, la mancanza di assistenza sociale, la mancanza di strutture, di welfare e tutto questo, di cittadini italiani e cittadine italiane che sono poste proprio ai livelli, proprio ai limiti della richiesta di diritto di asilo. E una domanda, io sono molto stanco di sentire in televisione le cose quando si parla dei migranti in modo utilitaristico, no? Se non ci sono le badanti come fanno i nostri anziani, se non ci sono gli africani come si raccoglie la frutta e come si fa qua. Cioè non passa completamente nella mente il discorso, stiamo parlando di esseri umani, di gente come noi altri, ma proprio come ancora di più e ancora più razzista, anche dal più moderato, dal più compagno, fra virgolette, sentire dire che comunque alla fine vanno bene perché pagano le tasse, per cui, come dichiara l'INPS, il 7,5% degli introiti dei contributi pensionistici vengono dagli immigrati e così via. Io vorrei su questa domanda sentire il vostro parere, grazie. A chi la parola? Forse il dottor Zerbino? Se puoi tu. Paulus, prego. Io, come ho le informazioni della Grecia, ma l'Europa e l'Unione anche, qualcuno scappa da Grecia, nessuno di portare ancora a Grecia. Significato questa cosa, c'è uno concreto evidente. Ma io oggi scappa da Italia, lo mandarò in Italia. Perché in Italia c'è una cosa scoperta. Non è così, non lo so come dici in italiano, aperto così, una cosa scoperto, va bene. Parliamo di lavoratori della, non ho capito bene, della tortura, ma in questi giorni nessuno fa le evidenze avanti della camera per fare uno rifugiato o un'integrazione perché torturato. Ma il problema dopo la tortura, tu fai la denuncia, non c'è nessuno sentirete, e questo è il problema. Questo purtroppo, se posso aggiungere, capita anche agli italiani. Io ho avuto esperienza professionale di cittadino
malmenati dalla polizia, condannati per resistenza a pubblico ufficiale, che vedono il procedimento a carico dei poliziotti che li hanno malmenati non fare assolutamente strada. È una cosa che fa parte della mia esperienza professionale. Ultimo intervento, mi dicono, prego. Io non so se lo faccio a loro questa domanda o la faccio a me stessa. Io ho fatto 40 anni d'Italia e 40 anni di Africa. Ho conosciuto tanti dittatori in Africa, da Bokassa a Mobutu e quello del Chad, ma non pensavo di arrivare in Italia, di trovare una situazione dei dirigenti a livello politici e religiosi che hanno lasciato libero Baracco. La colpa è un po' anche da noi, che alcune volte non ci mettiamo insieme. Questa è la mia opinione. Credo che questa sia una degna conclusione della nostra tavola onda, e non mi resta quindi Marco, c'è Paolo che vuole fare ancora un piccolo intervento. Solo uno minuti. Credetemi, dopo della guerra della televisione contro di noi, perché in questo giorno loro stanno facendo una guerra. Questi rifugiati, queste extracomunità vengono qua per mangiare la tua mangiare. Loro vengono qua per rubare la tua lavoro. Le affitti della casa costano questo giorno perché sono tanti. Ma io, dopo tutta questa propagandazione, si trovo questi italiani avanti di me, sono veramente felice e grazie mille, veramente. Scusate se prendo ancora un momento. Volevo dire che l'impressione complessiva, dopo aver parlato, ascoltato e scambiato, è di non aver potuto dire molto quello che forse avevo più da dire, cioè l'esperienza medica e psicoterapeutica, no? E con le persone che hanno fatto il percorso della violazione dei diritti umani, della richiesta di asilo e del trovare magari invece dell'accoglienza altre violenze qui da noi, in una condizione di civiltà, come ha detto bene Marco all'inizio, veramente degradata, no? Perché laddove viene violata l'ospitalità si tocca proprio, si inficia proprio l'elemento portante della civiltà, perché la civiltà è basata sulla ospitalità. Lo straniero, il diverso, che è visto come inizialmente come hostis, come nemico, diventa il philos, l'amico. E questo per una specie di prodigio inerente ai processi simbolici dell'umanità, che arriva dal momento di massimo rischio del trovarsi in una cultura diversa, in uno spazio diverso come un alieno, trae il massimo delle risorse di fratellanza, di incontro e di socializzazione. Questo è il fondamento della civiltà e questo è il fondamento della civiltà che oggi è messo in crisi ed è minato. Va bene, però io qui come medico non ho potuto parlare, a un certo punto ho avuto l'impressione, perché ho dovuto fare un'opera di supplenza, no, nei confronti di quello che è un discorso che ci viene richiesto e che ci urge per quanto riguarda la condizione che si è venuta a creare di rischio dei diritti umani proprio qui da noi, maggiore, sicuramente molto maggiore di quando noi iniziamo la nostra attività. E allora, per questa parte medica, permettetemi di raccomandarvi i libretti che noi qui abbiamo portato. Abbiamo fatto due opere in coedizione con Amnesty International, che sono intitolate una Medici e Tortura e l'altra Guarire dalla Tortura, che riflettono un po' sia l'esperienza scientifica, sia l'esigenza divulgativa che noi sentiamo. Le trovate al Banco dei Libri. Vi ringrazio e ringrazio, credo che altrettanto dobbiamo fare tutti e tre che siamo qui per questo ascolto e per questa presenza, questa partecipazione così viva. Bene.
volevo ringraziare ancora i nostri ospiti, ringraziare voi e dire una piccolissima cosa che vuole essere forse la chiosa di quello che noi abbiamo detto questa sera. È molto importante discutere di queste cose a condizione che questo diventi lo stimolo per un fare domani. Il mio auspicio è che quanto abbiamo detto oggi domani si traduca per ciascuno di noi in un impegno reale. Grazie.